Dal 7 all'11 dicembre a Cagliari, la Cross Asia Film Festival, un appuntamento giunto alla nona edizione, molto importante per la città di Cagliari. Avremo la possibilità di seguire appuntamenti cinematografici che hanno però numerose tangenze anche con le arti visive, con la musica, quindi un appuntamento multidisciplinare che farete con le comunità locali e non solo, e soprattutto che porta lo sguardo verso tutto il mondo asiatico, non soltanto lo attraversa, lo analizza sotto il profilo culturale, ma anche delle problematiche chiaramente territoriali e politiche. Un progetto quindi molto significativo per Cagliari, che in questo modo accorcia le distanze anche col resto del mondo. La Cross Asia Film Festival quest'anno è la nona edizione, per il primo anno abbiamo coperto regioni che ancora non avevamo esplorato dell'Asia, in particolare l'Asia meridionale, l'India e ovviamente con un focus importante su temi dei diritti umani, delle questioni politiche che attraversano il continente. Faremo 21 titoli di proiezione, alcuni eventi della sezione Expanded, che è una sezione legata al rapporto tra cinema e arti visive, cinema e danza, un grande lavoro anche con le comunità. Andremo a scoprire, proprio perché quest'anno c'è questo focus anche sull'India, la comunità indiana, a visitare il Tempio Sikh nel quartiere di Villanova. Giornate dedicate alla relazione tra cinema e musica sperimentale, con il progetto di Daniele Ledda, Clavius, che sonorizzerà il primo e unico film di Yukio Mishima, Patriotism in inglese e Yokoku in giapponese, una presenza speciale del musicista Mike Cooper, che chiude il suo tour per gli 80 anni, che verrà a Cagliari con il progetto Tropical Gothic.